Eccoci qua, buonasera a tutti. Sembra ieri che abbiamo iniziato, invece questa sarà l'ultima puntata di questa edizione 2017-2018 di Basket In. Concludiamo perché purtroppo si è conclusa la stagione per la Bondi, 3-0 contro Treviso, risultato che, visto il blasone degli avversari, poteva anche essere messo in preventivo. Sicuramente è uscita a testa alta dai play-off la Bondi ed ora si guarderà al futuro. Però nel breve periodo diciamo che faremo da spettatori un po' tutti per vedere cosa succederà nel proseguo dei play-off, ma soprattutto, caro Mauro, buonasera a te. Buonasera. Per vedere che cosa accadrà durante le prossime settimane, che dovrebbero essere decisive per capire le sorti del basket cittadino. Però intanto è vero che si guarda più al futuro che al passato, però nella bacheca si è messa una stagione, alla fine possiamo dirlo, da incorniciare. Beh, sicuramente va celebrata una stagione dove la Bondi è arrivata ai quarti di finale playoff. È vero che è uscita 3-0, però sicuramente ci ha fatto divertire e questo è un dato di fatto. Il futuro già adesso, perché lo sappiamo, il presidente Bulgarelli è dimissionario, già si è aperta una nuova fase del club basket, però si lavora tutti i giorni per garantire o per provare di garantire un futuro. Quindi così, a metà strada fra il passato, che è stato un grandissimo campionato di una squadra che si è dimostrata davvero di grandi valori, e il futuro, noi parliamo con due dei protagonisti di questa bellissima stagione, ovvero il direttore sportivo del club basket, Alessandro Pasi, al quale diamo il benvenuto. Buonasera a tutti, ciao. Al suo fianco Matteo Giovanardi, che si è preso cura dei muscoli dei nostri beniamini, ma anche, insomma, ha fatto gruppo, perché insomma eri uno degli elementi, insomma, che formava il team, giusto? Sì, buonasera a tutti. Sì, come dicevi te, ovviamente la mia figura è sempre un po' intermedia, nel senso che comunque sì, devi trattare coi ragazzi a livello fisico, però devi saperli prendere anche psicologicamente, aiutarli nelle piccole difficoltà, soprattutto anche tra squadra e dirigenza, e certo, piccole dinamiche che ci sono. Quindi sì, però è stata una bellissima avventura quest'anno. Potete intervenire da casa, il numero per gli sms è sempre il solito, 366-6348-998. Bene, quindi salutiamo Giovanardi, che certo, esordisce praticamente nell'ultima di campionato, esatto, qui a Basket In. Meglio peraltro tardi che mai, insomma. Esatto. Però diciamo che tu raccoglievi un'eredità molto importante, sì, al club, perché chi ti ha preceduto praticamente resisteva da sempre. A memoria, finché andiamo indietro nei decenni, viene sempre fuori Carletto Piacentini. Com'è? Sicuramente, come dici te, era un'eredità pesante. Io Carletto ho avuto la fortuna di conoscerlo anche negli anni passati, quando lavoravo sempre al palazzetto con un'altra società. E c'è sempre stato un bellissimo rapporto, anche di scambi di opinioni su diverse cose. E ti posso dire la mia esperienza di quest'anno, e alla fine dei ragazzi che c'erano anche gli anni passati erano 3 o 4, esatto, e quindi tutto l'altro gruppo era nuovo. E per me era la prima esperienza nel basket, io ero sempre stato nell'ambito del calcio, calcio a 5, pallamano, quindi era un mondo anche un po' nuovo. Io mi ricordo quando abbiamo fatto l'amichevole a Loiano con la Virtus, che ogni tanto chiedevo ai ragazzi perché aveva fischiato quel fallo, che quasi non ne capivo niente. E adesso invece sono il primo tifoso della squadra, perché come avrete visto anche dalle partite non riesco a star fermo seduto lì, quindi la vivo con grossa passione. Bene, dai, parleremo nel corso della puntata di questa tua esperienza. Adesso abbiamo detto che ci dividiamo tra passato un po' e tra futuro un po' di più. Rianalizzando questa stagione, Alessandro, credo si possa dire che è iniziata male, ma è proseguita trionfalmente. Beh, dai, l'inizio è, come diceva Matteo, Loiano, abbiamo fatto un'iniziativa anche lì, insomma, che è stata di buon auspicio, un ritiro che è sempre un momento di aggregazione importante in una bella sede, con un amichevole di prestigio, una bella cornice, insomma, all'inizio è stato buono. Poi, come hai detto tu, abbiamo avuto un periodo di flessione lenta, culminata appunto a Natale, a gennaio, e dopo un'impennata, quindi tutto sommato abbiamo centrato l'obiettivo, che era quello dichiarato, almeno da me, playoff. Siamo anche andati oltre la qualificazione, quindi tutto sommato un'annata piena, intensa, faticosa, ma gratificante. Senti, credo che ognuno di noi ricorderà quest'annata
per situazioni, sono state tante che si sono succedute e che hanno caratterizzato questa annata. Io mentre venivo qua in macchina facevo così una disamina, sono partito da quella conferenza stampa dove si parlò del famoso modello NBA, che fu proprio la, credo la peggior conferenza stampa della mia carriera, e ho iniziato nel 79, e poi è proseguita con l'allontanamento di certe figure, è proseguita con la famosa questione Rush-Cortese, che poi si è dimostrata essere un fuoco di paglia, l'addio del martello, l'avvento di Bonacina. Io ricordo anche molto benevolmente, e lo dico ai tifosi che ci stanno ascoltando, il loro sciopero a fin di bene. Insomma, tante cose che hanno contraddistinto questa annata. Io volevo chiedere, tu che cosa ti porterai dietro di questo 2017-18? Beh, è stato, ho vissuto tanti momenti duri, molti, troppi, che però sono stati compensati alla fine da un'enorme soddisfazione, perché non lo nascondo, con un pizzico di orgoglio, come ha detto anche Andrea in conferenza, la squadra l'ho costruita io, l'ho scelta io, l'ho impostata io. E quello che tu dicevi, l'incompatibilità, che era un pretesto, Rush-Cortese, in realtà si è rivelata un nostro punto di forza, avete questa fisicità, questa duttilità sulle cose, quindi alla fine, diciamo, le soddisfazioni del proprio lavoro, nonostante le tempeste, i momenti durissimi, ecco, voglio sempre dare una lettura positiva, inutile citare per non far polemiche, questo, quello, soddisfazioni personali tante. Un momento di particolare soddisfazione mio è stata la partita di Rush con Iesi, contrapposto al suo, diciamo, oggetto del desiderio di alcuni, dove Eric lì ha scenato una partita strepitosa, per noi fondamentale per l'accesso ai playoff, ma... E poi ci sono state le piccole cose interne, nello spogliatoio, i momenti in cui la squadra, a volte soprattutto nel periodo febbraio-marzo, ha veramente tenuto botta e fatto cerchio quando fuori era tempesta. E nella squadra ci mettiamo Matteo, ci mettiamo sottoscritto, ci mettiamo l'allenatore, tutto lo staff e i ragazzi. Perché insomma, voi lo sapete, c'erano anche spifferi molto vicini da dentro che... C'erano degli spigoli da smussare, direi che sono stati smussati molto bene. Noi adesso andiamo a sentire così quella che lui stesso ha definito l'ultima intervista, io spero di no, però nel dopo gara di gara 3 con Treviso, con il numero 1, con il presidente Fabio Bulgarelli. Fabio, noi ci siamo trovati qui tante volte, tantissime volte, e onestamente il pensiero che questa possa essere l'ultima, a me non saprei definire il sentimento, commozione, la passione che c'è stata, però il mio è ininfluente, mi interessa sapere il tuo di stati d'animo. No, beh, la commozione c'è stata la settimana scorsa, oggi c'è... Diciamo, secondo me c'è un senso di leggerezza, nel senso che da un lato questi 7 anni per me sono stati una grandissima gioia, un grandissimo divertimento, ma sono stati anche un grande onore, ma anche un grande onere. Quindi questa sera per me è l'ultima intervista, ovviamente voglio ringraziare tutti voi che mi siete stati vicino, che mi avete sopportato e che insomma è stata una stagione meravigliosa. I ragazzi stasera sono stati secondo me encomiabili, più di così non ci si poteva fare, però Treviso è veramente una squadra completa, con una società di grandissimo livello, con un tifo importante, insomma direi che siamo usciti a testa alta e questo era quello che volevamo, e davanti al nostro pubblico penso che sia stata una bellissima serata di festa, come volevamo che fosse. Peccato che non abbiamo vinto, però insomma l'importante è l'impegno, ecco. Senti, Pillastrini poco fa qui in conferenza stampa ha detto che la prima cosa che lo ha reso contento questa sera è vedere l'entusiasmo che c'è a Ferrara, che è la sua città poi in fondo, questa grande passione, far notare tutto quello che si è costruito in questi anni, e credo che questa sia una cosa che tu comunque ti porterai dietro per sempre, ammesso e non concesso. Tu hai detto ultima intervista, mi sembra un po' troppo estrema come...
No, no, ve lo posso garantire. Per proprio oggi, cioè, io l'ho detto e non torno indietro, per me si è chiuso un ciclo. Io spero tanto, con tutto il cuore, che le due persone che stanno lavorando un po' sotto traccia riescano a fare un mezzo miracolo. Io non ci sono riuscito quest'anno da solo a trovare quella continuità che si sperava. Il fatto che io esca dalla scena, spero che sia lo strumento affinché qualcun altro prenda il mio posto, perché credo che questa città meriti veramente tanto questo sport e meriti questa passione che tutti voi avete dato. Quindi io, come imprenditore, penso di aver fatto la mia parte. Secondo me ci sono tanti imprenditori di Ferrara che potrebbero fare un po' la propria parte, mettere via un po' di tante cose e donare un po' il proprio tempo e le proprie disponibilità per tutte le persone, insomma, che questa sera e anche non questa sera sono state con noi tutti questi anni. Sarebbe veramente un peccato perdere tutto questo e credo che non sia giusto. E cominciano ad arrivare anche i primi sms, ne leggiamo uno che vedete anche in sovrimpressione, dove dice che il giorno in cui il basket a Ferrara sarà di proprietà di appassionati veri, di gente che sappia unire e non dividere, di qualcuno in grado di dotarsi di professionisti in ogni ambito societario e per ogni ruolo, come i colombarini hanno fatto con la SPAL, i nostri colori potranno avere un solido futuro. Alessandro, che ne pensi? Tanti temi, quindi l'unire piuttosto che dividere i professionisti, tanti temi, magari condivisibili o no, nel senso che... Sì, è un'enunciazione massima di principio, difficile non condividerlo, poi è diverso fare. Certo. È chiaro che il basket ha meno appeal che il calcio, in questo momento a Ferrara in modo particolare. Io non ho vissuto i fasti, diciamo, dove invece era viceversa, e non voglio neanche entrare in giudizi sulle divisioni perché non le ho vissute, le percepisco e mi dispiace. A Bologna c'è un detto, no? Dove si dice che un famoso dirigente, l'avvocato Porelli, diceva che appena uno stappa una bottiglia, l'altro dice di spumante, l'altro dice che sa di tappo. Allora, Porelli, è un po' tutto il mondo paese, dispiace, sì, sì, sì. Però ecco, adesso è veramente così, cioè, purtroppo stasera ci godiamo il passato perché ci godiamo la stagione e oggi vi posso garantire che la situazione è ferma. Non è... Ecco, appunto, dacci le ultime notizie, perché insomma sappiamo quello che hanno detto Cocchi e Moretti una settimana fa, nel frattempo è passato qualche giorno. Sì, io non so che stanno lavorando il vicepresidente e il neo direttore generale, chiaramente per quanto il loro ambito, ovviamente so che stanno lavorando a testa bassa, per quanto riguarda il mio ambito adesso io devo tenere tutto congelato, perché certo, non ho ovviamente... mandato per poter dire o spendere anche solo parole. Chiaro che è una questione, comunque il 28 maggio c'è l'iscrizione al campionato, durerà poco. Chiaro che non dovrebbe essere così, ecco, nel senso che ci dovrebbe già... Invece adesso siamo alle scartoffie di fine anno, che c'è da fare anche in quello. Però, sai, bisognerebbe, come dicevi tu, uno sguardo al passato, ecco, e uno al futuro. Le tappe quali saranno? E il 28 maggio iscrizione, che già questo è un... Sì, ovviamente un adesso importante. C'è un po' la raccolta, il censimento, il monitoraggio di quelli che sono i potenziali investitori, che secondo me dovrebbero, al di là, cioè, una stagione del genere, come diceva Dario, che è stata più che lusinghiera, più che gustosa, anche per un imprenditore commerciale, un intenzionato. Cioè, quest'anno Ferrara ha dato una bella immagine di sé in giro per lo stivale, e il basket tutto sommato non è uno sport che richiama 300 persone. No, beh, insomma, cioè, lo dicono anche i dati nei palasport, insomma, sono adesso considerevoli. Ci siamo messi così. Quindi la quotidianità per ora è fatta da una parte di reperimento risorse, perché per l'iscrizione al campionato comunque bisogna arrivarci in un certo modo, e quindi siamo già alla ricerca di quattrini, poi dopo si passerà alla ricerca di un nuovo assetto societario, perché di fatto questo cederà il passo. Sì, adesso la quotidianità sono a parte di quegli adempimenti burocratici, chiamiamoli così, quelle che sono comunque le chiusure, perché la stagione sportiva ufficialmente chiude al 30 giugno.
però tutto quello che è attività di mercato, di programmazione, di contatto, di, è ovviamente fermo. Fermo un po' perché abbiamo finito una settimana fa, in realtà il mio ruolo non dovrebbe fermarsi, però adesso è fermo. Siamo arrivati al primo time out della puntata, regia, pubblicità. Bentornati qui a Telestense in diretta con Basketin, con Alessandro Pasi e Matteo Giovanardi. Stiamo facendo un po' una disamina di ciò che è stato, ma soprattutto di ciò che sarà. E adesso andiamo a sentire un contributo, sempre realizzato dopo gara 3, con Andrea Bonacina, che la butta lì, inizia a gettare le basi per il futuro e lo fa in questo modo. Non dimentico uno sguardo al futuro, non dimentico uno sguardo al passato, non dimentico l'estate 2017, non dimentico di non essere stato né la prima scelta a giugno come capo allenatore, né la prima scelta e forse neanche la seconda o la terza come assistente. Purtroppo in un mondo dove si tende a dimenticare, io non dimentico, quindi insomma dico questo perché mi piacerebbe, in caso di continuità della pallacanestro a qualsiasi livello a Ferrara, di insomma, ho ricevuto tanto, mi sembra di aver dato qualcosa in questi mesi, mi piacerebbe ora mettere un puntino sulla I molto importante e che Andrea Bonacina sia la prima scelta della pallacanestro a Ferrara, perché non è stato bello vivere un mese di maggio, un mese di giugno come quelli che ho vissuto quest'estate, e ho dovuto accettare delle condizioni per rimanere, delle condizioni pesanti, delle condizioni insomma che fanno parte del gioco, ma ora dopo tutto quello che ho ricevuto in questi due anni, ma che ho dato, insomma, mi sembra giusto gridare con forza la mia volontà di essere messo al centro di questo progetto, se il dottor Cocchi e chi sta collaborando con lui insieme a Fabio sullo sfondo avranno la forza, la bravura e la fortuna di continuare con la pallacanestro qui a Ferrara. Ecco, questo Bonacina che, a giudicare dall'entusiasmo dei tifosi, probabilmente gode anche proprio della piena stima e della piena fiducia anche del suo pubblico, e come si possono considerare queste parole? Un atto di amore verso questa squadra, no, questa società? Andrea, l'ho sentito anche oggi pomeriggio, quindi è chiaro, è legittimo il suo desiderio. È comprensibile lo stato d'animo dell'anno scorso, dove diciamo scelte era opzione, lui era opzione di un campo di scelte sia per quanto riguarda il capo sia per quanto riguarda l'assistente, poi per fortuna Saravalli ha rifiutato, perché se no sarebbe, per fortuna nel senso, un grande abbraccio ad Alberto e anzi in bocca al lupo per la sua avventura di head coach a Mantova. Però se la scelta, diciamo, fatta dall'allora capo allenatore cadeva su Alberto Saravalli, che ha rifiutato, e quindi Bonacina la seconda. Insomma, è chiaro, è comprensibile la sofferenza di Andrea, l'ansia, com'è ovvio che come non capirlo, perché adesso purtroppo si ripropone quel se il dottor Cocchi, siamo di nuovo in quella fase di suspense. Ci sono dei se e dei ma. Lui in conferenza stampa ci ha tenuto a sottolineare il fatto che sotto la sua gestione la squadra si è classificata al secondo posto, esatto, di una classifica parziale, e quindi è legittimo che, certo, un giovane in gamba, tra l'altro, perché noi qui l'abbiamo detto mille volte, questo ragazzo qui ha testa e cuore, sono due cose che di solito ha danno detto, origine scusa, a combinazioni vincenti. Ha detto anche un'altra cosa molto importante, che qui Ferrara si prende la responsabilità di rinunciare a questo giochino. Quello che tornavamo al discorso di prima, tutti questi litigi, queste divisioni, adesso purtroppo siamo arrivati al rendezvous. Non lo so, io chiaramente non sono in grado dall'alto di gestire, di governare i vari centri di potere, di contatto, però credo che sarebbe veramente un peccato, come ha detto Andrea. SMS, posso? Certo. Va bene, vado. La squadra è arrivata tra le prime 8 e sono stati meravigliosi. Media pubblico 1500 persone, terzultimi, società bocciata. Come analizziamo questo fatto? È giusto. Bocciatura giusta, perché secondo me è un peccato. È un'anomalia che noi siamo, credo,
l'unico o uno dei pochi palazzetti in Italia che ha la curva, quella opposta al nostro tifo, vuota. E io personalmente esprimo un mio, lo vorrei vedere pieno di bambini, a zero lire, con un... sicuramente quello è un aspetto da, se ci sarà un futuro, da implementare, da... Sì, una priorità direi, perché il colpo d'occhio del palazzo deve essere pieno. La partita che dicevi tu con Imola, partita molto dura, sentita, tesa, però che come tutte le medaglie, il lato bello fu quel Ferrara-Ferrara di quei bambini pieno, che si è sentito anche dalla panchina. Sì, sì, spettacolare. Ecco, quello sarebbe un obiettivo, questo amico, questo spettatore ha ragione. Bene, noi adesso andiamo a vedere gli highlight non della partita di gara 3 con Treviso, perché in realtà dei grandi highlight lì non ce ne sono stati, ma siamo andati a pizzicare un po' in varie partite della stagione in modo da vedere un po' tutti i protagonisti della Bondi che quando hanno voluto hanno saputo essere anche molto spettacolari. Grandi davvero, davvero immagini stupende da tenere lì, da collezione. Eh sì, direi, un attimo Dario, che sto guardando gli sms perché sei stato, mi rimetto a posto. E quindi? Aspettiamo a leggerne. Arrivati, no, uno guarda, me lo ricordo. Veloce. Dicono anche che meriti della costruzione della squadra vanno dati anche a Martellossi, ma era lì, quindi collaborava con te, nel senso che... Diciamo che è un lavoro di 5 staff. 5 su 8, quando lui è arrivato, 5 su 8 erano già firmati. Poi gli altri 3 esatto, sono stati condivisi. Sì, sì. Okay, certo. Ma i meriti vanno dati, cioè quando si vince, quando si perde, a tutti. Cioè non c'è uno, quindi nel bene o nel male. Abbiamo visto negli highlight sicuramente un certo Mike Hall, che insomma... Vuol dire che si apre l'angolo Mike Hall anche questa settimana? Beh sì, certo. Sì, si apre l'angolo Mike Hall. Anche perché abbiamo Matteo e quindi
delle sue prodezze tecniche e balistiche, lo sappiamo, del fatto che ha fatto una tripla doppia come ultima partita, che ha vinto 4 volte il titolo di MVP mensile, che ha vinto l'MVP stagionale, però Matteo, queste cose le sappiamo già. Dici qualcos'altro. Su Michael. Michael. Perché già Alessandro in passato ci ha svelato un Michael, ci ha raccontato di un Michael durante la vita privata, quando si è venuto l'altra volta. Adesso voglio sapere da Matteo, Guarda, all'inizio il primo approccio è stato un po' difficoltoso, perché comunque tende ad essere inizialmente un po' chiusa come persona, ha bisogno di un pochettino per entrare in certe dinamiche, soprattutto con gente che non vede per la prima volta. Poi ti dico che io ho trovato un rapporto particolare con lui, nel senso che sapevo quando dovevo dirgli certe cose e quando lo dovevo lasciar tranquillo, perché non era il caso. Però se mi permettete voglio raccontarvi un piccolo aneddoto che mi è rimasto. Desideriamo che tu racconti. Finita gara 2 a Scafati, io ero tanto arrabbiato, nervoso. Siamo rimasti nello spogliatoio, io, lui e il baffo. Ok? Io triste lì così, lui finisce di fare la doccia e mi fa: cos'è sta faccia? E gli spiego, gli dico: ci sono rimasto talmente male. Lui mi fa: guarda, questi sono i playoff. Ti faccio una promessa, torniamo per gara 5. Mi disse... Sai, la prendi un po' così, però quando siamo tornati giù per gara 5, che poi l'abbiamo vinta, stiamo tornando in hotel, siamo scesi dal pullman, io sono rimasto un attimo indietro con lui e gli faccio: grazie Mike, e lui mi ha dato uno schiaffetto e mi ha detto: no, grazie a te, capito? E questo è uno degli aneddoti di Michael che mi rimarrà sempre di più, perché c'è stato quell'episodio che lui mi ha detto: stai tranquillo, ci torniamo. Mi ha proprio rassicurato in quel momento lì. Sì. E ci ha messo tanto di suo la grandissima considerazione che ha Michael non solo tra i suoi tifosi, tra la sua gente, ma anche ai massimi livelli. Le spiegano anche le immagini che adesso andiamo a vedere, perché lui, eravamo nel quarto e adesso vedrete, gli viene sanzionato un fallo. Ecco, lui si può permettere questo senza prendere tecnico. Guardate, adesso lo manda anche, non so dove, ma da qualche parte lo manda. A fare la spesa. E questo qui, Alessandro, se lo possono permettere solo quelli che hanno una marcia in più. A parte che è stata una fischiata vergognosa. Se lo fa Moreno lo imbarcano. Eh? Se lo fa Moreno lo imbarcano. Viene radiato. Sì. Questo è proprio, ci sono tutti gli estremi, almeno per il fallo tecnico, perché protesta plateale, reiterata, ed era già successo così anche in precedenza, già che era andato a un passo dal tecnico in un'altra gara, e con Scafati, e questo dimostra che lui ha una grandissima considerazione da parte dell'ambiente tutto. Poi abbiamo la premiazione prima della gara, giustamente viene premiata. Andiamo con l'audio originale, perché c'è anche un grande De Paolo. Poi andiamo a chiudere l'angolo Hall, perché se la merita. Io ho voluto seguirlo nella sua passerella finale, possiamo mandarlo in onda. Eccolo, perché lui, Alessandro, lui vuole proprio godersi questo bagno del suo pubblico, perché si è indubbiamente creato un feeling straordinario strada facendo. A un certo punto sembrava che la gente fosse indispettita da Michael. Poi è cambiato qualche cosa. E lui alla fine ha avvertito il calore del pubblico ferrarese e proprio si è voluto immergere in questa cosa, che secondo me è molto bella. Sì, lui secondo me è un grande gestore della sua immagine, del suo rapporto con i media, con i tifosi, cioè, assolutamente. Lo vediamo, qui è proprio nella curva nord. Cosa ti suggeriscono, Matteo, queste immagini? La gente gli vuol bene, è riuscito a farsi voler bene e penso sia stata una delle figure fondamentali per questa squadra, anche in tanti ambiti, e una è questa sicuramente, quindi aver portato, ricucito, passami il termine, anche un po' quello che si era un pochettino rotto
e questa ne è la prova, passa in mezzo alla gente senza maglietta. Spesso, no, degli americani si dice che sono mercenari, che pensano solo al cash, pensano alle loro statistiche. Beh, io credo di poter dire, e queste immagini ce lo testimoniano, lui ha pensato anche alla città in cui ha vissuto per un anno. Certo. Anche in campi in trasferta, lui è molto considerato e cercato, non è usuale che un giocatore... Questo è fantastico, bene, noi lo ricorderemo anche per queste immagini, Michael, possiamo anche sfumarle, sono arrivati degli altri messaggi, no, Mauro, nel frattempo. Direi per ora no. No, aspettiamo. Quindi andiamo avanti salutando Michael che è già partito, è già salutato. È partito domenica, è arrivato a casa, ci siamo sentiti, è felice come una Pasqua perché finalmente lui era ad agosto che non vedeva bimbo e compagna, quindi gli è mancato tanto, lui ha sofferto tanto perché durante l'anno lei per il lavoro non è potuta venire a Natale, febbraio e questo lo ha un po' incupito nella gestione. Però ha sorpassato anche questo momento un po' delicato. Siamo arrivati al secondo time out, pubblicità. Iniziamo l'ultima parte di Basketin, di questa che è l'ultima puntata per la stagione in corso, e iniziamo con delle immagini che a me piacciono molto e che commentiamo in studio e che hanno per protagonista un giovane che in gara 3 ha venduto cara la pelle. Eccolo qui, Alessio Donadoni, che ha giocato da gladiatore. Questa palla ha messo anche 4 punti, lo rivediamo un pochino più da vicino qui con Eric Lombardi, ruba palla molto caparbiamente dando un'altra opportunità alla Bondi e poi dopo un po' si ripete, guardate come si butta, davvero gladiatorio, a me queste cose qui piacciono, forse in un'ottica futura quando ci sarà la possibilità di ragionare sulla squadra, un giovane così potrebbe rientrare in un'ottica. Sì, Alessio chiaramente non ha fatto tutti gli partiti, tutti gli approcci così, ne parlavamo proprio anche oggi, ogni tanto dei sbaglioni difensivi, però chiaramente ha chiuso bene perché le ultime partite comunque ce ne sono state altre dove lui comunque si è fatto trovare abbastanza pronto, rispetto all'inizio dove anche lui un po' ha pagato. Beh, sai, buttato così lì in mezzo in un momento anche difficile. Certo, perché... certo, perché anche lui è venuto nel momento dove eravamo. Cos'è venuto? A febbraio? Sì, sì. Quando è andato via. È venuto. Esatto, poco dopo, no? Va bene, abbiamo visto anche queste immagini, adesso andiamo a sentire ancora. Sì, sì. No, prego. Avevi qualche cosa da fare? No, volevo fare una domanda a Alessandro, ma gliela posso fare anche dopo. Allora andiamo prima con Fabio Bulgarelli, perché noi questa sera lo vogliamo veramente salutare con grande affetto, perché è vero che è stato anche tanto criticato, ma è anche vero che per 7 anni abbiamo visto il basket a Ferrara, molto, per non dire quasi tutto, lo dobbiamo a lui. All'inizio forse era entrato in punta di piedi in un mondo che non gli apparteneva, però alla fine io l'ho visto molto vicino e molto appassionato. Per cui sentiamo cosa ha detto ancora in conferenza stampa dopo gara 3. Cos'è cambiato in Fabio Bulgarelli in questi 7 anni? Fabio Bulgarelli 7 anni fa, e come è cresciuto, se è cresciuto Fabio Bulgarelli oggi? Beh, sicuramente questa esperienza per me è stata un'esperienza che mi ha arricchito, che mi ha reso più uomo. Quando ho preso la pallacanestro avevo 33 anni, quindi insomma ero un bambino, ma meno male che l'ho presa a quell'età lì, perché è stata una cosa anche fuori da ogni logica, perché non sapevo neanche di cosa andavo incontro. Oggi insomma penso di lasciare nel momento giusto, insomma come tutte le cose si sono chiusi dei cicli, penso che un po' si è stanchi di me, un po' io sono stanco di questo ruolo, è giusto rinnovare, è giusto cambiare, spero appunto che qualcuno abbia il coraggio come ho avuto io 7 anni fa di ripartire, se non si vuole tenere una due perlomeno avere la forza di fare un progetto serio, concreto di ripartenza, perché questo è quello che è il minimo che si può fare per questa città, insomma.
Ecco, questo ovviamente è l'auspicio di tutti quanti noi. Io volevo chiudere questa parentesi che abbiamo dedicato a Fabio Bulgarelli rimandando una cosa che già mandammo tempo fa, e lo voglio lasciare proprio con l'audio originale, che risale al momento in cui Ferrara ha la certezza, perché arrivano i risultati, una volta si diceva dalla radiolina, oggi si dice da internet, arrivano i risultati che confermano che Ferrara, coronando un lungo inseguimento, è arrivata ai playoff. Guardiamolo. Ecco, questa personalmente è un'altra di quelle immagini che io mi porterò dietro di questa annata. Andrea, per te hai detto la prima annata nel basket, avrai fatto un bilancio. Sono 2 euro intanto. 2 euro. Perché? Matteo. Matteo, cosa ho detto? Andrea. Andrea, beh, come va secondo bene, nome della verità. Che esatto, Andrea. Esatto. Matteo, Andrea. Matteo. Sì, questo era il primo anno nel basket, è stato, come ti dicevo prima, un po' una cosa particolare per me, un pochettino tutto nuovo, anche su certi tipi di dinamiche attinenti proprio al mio lavoro. Però diciamo che in brevissimo tempo sono riuscito a destrarmi. Devo anche ringraziare Andrea Schincaglia, Andrea, che comunque mi ha dato un grosso aiuto, e quindi lo ringrazio pubblicamente. Per attingermi un attimo all'episodio che abbiamo appena visto, io me lo ricordo ancora di più quell'episodio perché è stata l'ultima immagine col baffo, del baffo. Esatto. Che li abbiamo poi, insomma, per una scommessa, tolto il famoso baffo che piano piano quindi, con la macchinetta. Quindi avendo tu nominato 4 volte il baffo, esatto, me lo hai messo in domani crisi. Non vivo. In crisi sì. Clamorosa. Senti. Sì. Il più rognoso, tra virgolette, il più esigente in fatto di assistenza muscolare, chi vogliamo dire che sia stato? Allora, bisogna un po' scindere le cose, perché ci sono molti che hanno le famose cabale, ok? Che quindi vengono, anche se non hanno niente, ma giusto perché così si vince, ok? E lì ce n'è uno che è su tutti, che è Riccardo Cortese. Lui è il numero uno sulle cabale. E per quanto riguarda un po' le esigenze, diciamo quello meno impegnativo è Moreno. Io penso di averlo visto 5 volte sul lettino in tutto l'anno, quindi quello forse più frequente è Fantoni, Tommaso, e vabbè Eric Rush, ma perché c'è stato un periodo diciamo un po' duro, quindi in quei 2 mesi lì gli siamo stati addosso mattina, pomeriggio, sera, notte, in ogni momento, e quindi io glielo dicevo sempre, vedo più lui che mia moglie in quel periodo, ma era più che normale, insomma, sono contento soprattutto anche per lui, come diceva Alessandro, che poi abbia fatto un finale di stagione veramente ottimo, perché se lo merita ed è un gran bravo ragazzo, veramente. Senti, oltre che con Carletto Piacentini hai lavorato anche con un altro gigante. Sì. Per Ferrara, che sì. È il dottor Capozza. Nicola Mario Capozza. Sì, sì, lui era subentrato a metà dell'opera, diciamo, e all'inizio erano 2 approcci lavorativi un po' diversi, ok? Però Mario è una di quelle persone che ti mette subito a tuo agio e ha sempre la battuta pronta, e poi è un gran professionista, quindi non ci sono stati nessun tipo di problemi, per fortuna gravi, e quindi siamo riusciti a gestirlo, penso, più che bene il finale di stagione, ottenendo anche dei bei risultati a livello fisico dai ragazzi, quindi sono stato molto contento di aver avuto la possibilità di lavorare anche con lui, insomma. Beh, siamo a fine stagione, Dario, quindi un po' di fantabase lo facciamo, dai, insomma, dai. Mercato, anche se Alessandro dirà che non ha soldi, non ha mandato, tutto quello che vuoi, però chi terresti di questa squadra? Si è detto magari in fondo per 1-2, magari mantenere il nucleo italiano cambiando gli americani, la squadra è già fatta. Troppo semplicistico. No, beh, è stata un'annata stupenda che coinvolge tutta la società, ovviamente dalla presidenza a scendere, quindi andrebbero tutti con la bacchetta magica congelati e riproposti a settembre. Ah, più
concretamente, cioè, restando in campo, anche quello che succederà, perché l'anno prossimo sarà l'anno delle tre promozioni, giusto? Sì. Quindi una per girone e l'altra ai play-off. Esatto. Da un punto di vista pragmatico è molto probabile che, venendo fuori noi da una stagione buona, uh-huh, i giocatori normalmente vengono... c'è un effetto rialzo, quindi chi è in scadenza può essere che abbia offerte maggiori. Chi è in scadenza? Moreno, vabbè, i due stranieri. Certo. E, vabbè, Donadoni, mentre invece hanno contratto ancora Molinaro, Cortese, Pani e Fantoni con reciproche, mm-hmm, uscite. Okay. Beh, Cortese, si dice forte interessamento di Roma, ti risulta? Beh, Cortese quest'estate, scusa, quest'inverno era stato a un passo dall'essere così circuito e prelevato quasi a forza, poi per fortuna la società anche lì ha resistito, ha dato conferma di serietà, di volontà e di credere nel progetto. Però si sa, adesso il problema è che il procuratore mette sul giornale o sul newsletter tutti i nomi per giocare a rialzo. Ma in realtà Cortese ha un altro anno di contratto, quindi bisogna passare dal club. Però è normale, il mio giocatore italiano avrà richieste. Senti, in questo periodo qui si parla molto di cordate, di cessione di diritti, si è parlato di mille cose. Credo che ci sarà un giro di consultazioni anche con le istituzioni cittadine. Noi questa sera avremmo voluto invitare l'assessore Simone Merli, che però per impegni precedentemente assunti non ha potuto essere qua, però è chiaro che vi aspettate un segnale dalla città. Ah, sai Dario, ovviamente io non è il mio ambito operativo questo, presumo di sì, normalmente ciò accade, lo spero, la proprietà sta operando in quel senso, ma in realtà lo ha già fatto già da novembre ad oggi, quindi io però credo che non possa non esserci. Come ho richiamato prima la frase di Andrea, è una grossa responsabilità ignorare. Non ci credo che non ci sia modo di... proprio... Bene, dai, avremo modo di sentire Simone Merli, era Scafati, certo. Quindi è uno che il basket ce l'ha evidentemente nel cuore, oltre allo SPAL, chiaramente, certo, che è nel cuore di tutti quanti, per cui Ferrara non può permettersi di lapidare un patrimonio come questo. Andiamo a vedere l'angolo del Teo. Super Teo! Thank you.
Direi voti 10 a Teo, come sempre, davvero abbiamo chiuso in bellezza perché siamo proprio alle battute conclusive della puntata. Io ne voglio approfittare, stavo pensando anche al futuro, intanto a quello del basket a Ferrara e di conseguenza anche a quello di Basketin, però io in quest'ultima puntata voglio così soffermarmi un attimo nel ringraziare intanto tutti gli ospiti che come voi si sono succeduti nel corso delle puntate sedendovi in quel posto. Volevo salutare ovviamente anche tutti i tifosi e i nostri telespettatori da casa che ci hanno supportato con i loro messaggi. Volevo ringraziare la società e la squadra per la loro straordinaria disponibilità. Vorrei ringraziare Teo, che era uno della squadra, e poi Mauro, però io un ringraziamento molto particolare la volevo fare a chi la trasmissione, a chi Basketin lo ha fatto insieme a noi a partire dal nostro regista. Certo, grande, grande Ivan, ringraziamo anche Alessandro e Massimo che insomma ci hanno supportato e sopportato in questa stagione difficile per il basket, però insomma che l'hanno sempre fatto con grande professionalità e anche tanto amore per questo sport e per la TV. Bene, direi che siamo in chiusura, la squadra la iscriviamo al campionato. Sì. Sì, sì, non c'è, sì. Speriamo, dai, io non, sì. Va bene, hai detto bene, lo speriamo, la speranza di Pasi è la speranza ovviamente di tutti quanti noi, abbiamo finito in bellezza, speriamo di iniziare in bellezza. E Dario, siamo giunti al termine di questa puntata, grazie a te per insomma, questa avventura, io ringrazio i nostri telespettatori, Basketin si chiude qui, ci vedremo la prossima stagione. Buona serata.